Nel Vangelo di oggi, preso da Luca, al capitolo 7, dal versetto 1 e seguenti, leggiamo: Signore, non si turbi, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto. Per questo io stesso non mi sono ritenuto degno di venire da te, ma di una parola e il mio servo sarà guarito. Il Vangelo ci fa porre una domanda: ma perché un centurione romano è andato da Gesù a chiedere una guarigione fisica per un suo servo? Cosa ha a che fare una guarigione fisica con un maestro religioso? Non si va da un dottore per queste cose? Il centurione romano, capo di una milizia di soldati, non è un bigotto del tempo, anzi, non è neppure di religione giudaica, è un romano, è un pagano. Eppure va da Gesù a chiedere una guarigione. E Gesù riconosce in quest'uomo una fede grande come nessuno in Israele. È la fede che guarisce, è credere che guarisce. La fede vera, per sua natura, è semplice. Questo significa che di fronte alla parola di Gesù, il centurione non ha avuto bisogno di altre prove o conferme. Non gli serve nemmeno che il maestro si scomodi per venire di persona. Egli crede che la sua parola può fare il miracolo a distanza e tanto basta. Egli si è fidato semplicemente della parola di Gesù. Non ha avuto bisogno di vedere segni o gesti altisonanti da parte sua. A lui è bastata la parola del Signore. Vorrei riportare qui un esempio fatto da un teologo. Io posso andare in aeroporto e capire che davanti a me c'è un aereo. Posso ammettere che il pilota è in grado di far partire l'aereo sulla pista, accelerare e ad un certo punto decollare. Ma devo fidarmi dell'aereo e del suo pilota. Devo salire a bordo, sedermi e farmi trasportare in aria per dimostrare la mia fede. Lo stesso è per la fede salvifica in Gesù, che consiste nella conoscenza del Vangelo, nella convinzione che esso è vero e nella fede in esso. La fede è una conoscenza, convinzione, fiducia nella persona e nell'opera di Cristo come unica fonte di salvezza. Nasce allora la domanda: in che cosa stai riponendo la tua fede? Ti fidi di Dio non soltanto razionalmente, ma permettendogli di guidare l'aeroplano della tua vita? A tutti auguro una serena e buona giornata nella pace del Signore.